Di fulmini ne cadono a migliaia ogni anno e sono davvero uno degli spettacoli più belli, ma anche più impressionanti della natura. Pensate che in antichità si riteneva che fosse Giove a scagliarli, quindi se cadevano verso Oriente, dove nasce il sole, era un buon segno. Se invece cadevano verso Occidente, dove il sole tramonta, quindi simbolo di morte, era un cattivo presagio. E se invece un fulmine colpiva una statua, voleva dire che la divinità voleva appropriarsene e che quindi questa statua non poteva più essere utilizzata dagli uomini e bisognava sotterrarla. Gli archeologi ne hanno trovata una bellissima in questo senso. È un Ercole di bronzo, perfetto, intatto, ora esposto a Roma nei Musei Capitolini. Ma cosa succede quando un fulmine colpisce una persona? In quali condizioni può accadere? E se si salva questa persona, cosa succede al suo corpo e al suo cervello? È quello che cercheremo di scoprire adesso con un viaggio, lo vedrete, molto insolito nel mondo dei fulmini. È la manifestazione più esplosiva della natura. È l'elettricità. Può uccidere in un millesimo di secondo. Colpisce senza preavviso, con una scossa che può devastare il corpo umano. Sconvolge l'impianto elettrico del cervello. Per decodificare questa forza, gli scienziati studiano il cervello umano. Vogliono sapere cosa succede quando si viene colpiti da un fulmine. 100 volte al secondo, più di 8 milioni di volte al giorno, un fulmine colpisce la Terra. È 5 volte più caldo della superficie del Sole. In una frazione di secondo trasferisce 30.000 ampere con milioni di volt. Nella vita di tutti i giorni, noi controlliamo l'elettricità, che alimenta le nostre case, le luci della città e le nostre auto. Ma nella sua forma più elementare, l'elettricità sfugge al nostro controllo. I fulmini non sono altro che elettricità su scala enorme. Ma per lo più restano un mistero. Possono colpire senza preavviso, seguendo traiettorie imprevedibili. È proprio quello che è accaduto nel 2004 in Colorado, uno degli stati attraversati dalle montagne rocciose, nei sobborghi di Kremling. La scena si è svolta durante un insolito torneo estivo di golf. 40 persone sono sopra una rupe. Devono spedire le palle da golf verso un obiettivo sottostante. Lontano decine di metri. Tra loro c'è Gary Holmgren. Gary Holmgren e i suoi amici non sanno che in alto, sopra di loro, si sta formando una tempesta. L'aria calda, che si solleva rapidamente, si scontra con quella fredda discendente. Il risultato sono i cumulonimbi, nubi temporalesche. Spesso in Colorado le nuvole estive producono fulmini, ma senza o con poca pioggia. Diciannove persone sono colpite all'istante. La scossa prodotta da un fulmine può rivelarsi devastante per il corpo umano. Il boato può far saltare i timpani. Il sovraccarico elettrico può danneggiare il nostro sistema nervoso e può fermare il cuore. Per lo shock, i muscoli possono contrarsi in modo così violento da provocare la frattura delle ossa. Cinque uomini giacciono a terra. Hanno subito il colpo della deflagrazione. E Gary Holmgren è nelle condizioni peggiori. L'infermiera Deb Manhennett è tra i più fortunati. Riesce a rialzarsi e si precipita a soccorrere i feriti. Senza polso né respiro, Gary è clinicamente morto. Sulla rupe regna il panico. Nell'ambulanza, i medici colpiscono Gary con una nuova scossa, questa volta con un defibrillatore. La carica interrompe il sistema elettrico difettoso della vittima. Dopo la scossa, il cuore può tornare al ritmo giusto. Ma il tempo è decisivo. I due terzi dei decessi dovuti ai fulmini avvengono nella prima ora successiva al colpo.
Ma perché, tra tutte le vittime, Gary è stato colpito dal fulmine in modo più letale degli altri? Per i dottori è una questione di tempi. Il cuore umano segue una rigida routine. Si dilata, si contrae e ricomincia. Se il fulmine colpisce nel momento sbagliato del ciclo, la vittima può subire un arresto cardiaco. La rianimazione cardiopolmonare e il defibrillatore stabilizzano il cuore di Gary. Ma il suo cervello e il sistema nervoso sono ancora nei guai. La scarica del fulmine attacca le cellule nervose molto velocemente. Il sistema nervoso forma una strada che conduce la carica elettrica in tutto il corpo e può perciò intaccare gli organi interni, il midollo spinale e il cervello. Gary supera la notte. Con grande sorpresa di tutti, una settimana dopo lascia l'ospedale. Deve solo seguire una terapia che lo aiuti a superare la perdita di memoria a breve termine. È un sintomo comune quando il cervello subisce una forte scossa elettrica. La rianimazione cardiopolmonare, subito praticata da Deb Manhannett, è stata fondamentale. Solo negli Stati Uniti, i fulmini uccidono più di 40 persone all'anno. È un bilancio che spesso supera quello degli uragani e dei tornado. Ferisce più di 300 persone. Ma perché i 19 golfisti colpiti da un fulmine su una rupe del Colorado sono sopravvissuti? La risposta è nel suolo. La rupe di Kremling è composta di arenaria, un cattivo conduttore di elettricità. La corrente del fulmine non ha quindi altri posti dove andare, se non la superficie terrestre e le 19 persone che la calpestano. I corpi dei golfisti, fatti per il 60% di acqua contenente sali, sono i migliori conduttori di elettricità. Vi è stata quindi una convergenza di eventi. La parete esposta del precipizio, la tempesta che si accumula, i golfisti molto vicini tra loro e le scarse capacità conduttive dell'arenaria. Tutto ciò ha contribuito a creare un'incredibile serie di circostanze. Ma i fulmini non seguono sempre regole ferree. Sempre in Colorado, a Vail, una località non lontana da Kremling, un genere diverso di fulmine ha prodotto conseguenze di altro tipo. Il fisico Henry Crowley approfitta di una bella giornata per fare un giro in bici per la valle. Poi fa una pausa per guardare una partita di rugby. Non c'è una nuvola in vista, ma inaspettatamente viene colpito. Il fulmine fa un buco nel suo casco e lo lascia in uno stato di incoscienza. È stato colpito da un fulmine a ciel sereno. All'insaputa di Henry Crowley, a 16 km di distanza, nascosta da montagne alte, infuriava una tempesta elettrica. La mancanza di ossigeno e il colpo subito in testa alterano il sistema nervoso centrale e l'attività cerebrale. Mesi dopo, Crowley soffre di una perdita progressiva di memoria e di capacità cognitive. Alla fine non può più provvedere a se stesso, si indebolisce e continua a peggiorare. 8 anni dopo, a causa delle complicazioni dovute a quel maledetto giorno d'estate, Henry Crowley muore. Ma ogni anno i fulmini colpiscono più di 100 vittime anche in luoghi chiusi. Possono entrare in un appartamento in molti modi, attraverso il sistema metallico di scolo delle acque piovane o l'impianto idraulico. Oppure attraverso l'impianto elettrico, che in un'abitazione normale conduce più di 200 ampere di corrente, sovraccaricandolo con una quantità enorme di ampere che oscilla tra i 20.000 e i 200.000. Ma c'è un percorso più pericoloso che conduce i fulmini dal cielo alle nostre mani. È il telefono. Quasi i 2/3 delle cadute di fulmini in interni colpiscono persone che parlano al telefono. I cordless sono più sicuri, ma il fulmine può colpire chi si trova vicino alla base telefono. Anche il vecchio parafulmine non può proteggerci da tutte le cadute. Non attirano i fulmini dal cielo. E funzionano in base ad un principio semplice. Il punto più alto ha maggiori probabilità di essere colpito.
Ma durante una tempesta elettrica, il posto più sicuro è un riparo solido. Tim Samaras è un ingegnere elettronico che dà la caccia ai tornado in mezzo alle grandi pianure. Per documentare questo fenomeno atmosferico, rischia la vita. Tim Samaras e il meteorologo Carl Jung sfidano una forza imprevedibile. Vogliono riprendere un fulmine con una nuova tecnica. L'intenzione è quella di sezionarlo grazie ad una serie di fotografie. Quando vediamo un fulmine, pensiamo che si diriga verso la Terra, ma è un'idea sbagliata. Quello che vediamo, infatti, è il viaggio di ritorno del fulmine, che torna su in cielo. Il percorso di un fulmine non è mai a senso unico verso il basso. È un circuito, un viaggio di andata e ritorno. Il flash che vediamo si chiama scarica di ritorno ed è il completamento del circuito elettrico. Quando la scarica di ritorno riscalda l'aria che lo circonda, parte il tuono. Tim ha un obiettivo ambizioso. Vuole catturare la scarica di ritorno di un fulmine e quello che lo precede. La parte del fulmine che non vediamo, il tragitto che lo porta verso la Terra. Inizia il tempo di esposizione. 8, 9, 10. Sta cadendo. Dov'è caduto? Oh, eccolo! Queste immagini mostrano la partenza di un fulmine con una precisione inedita. I tentacoli rivolti verso il basso sono chiamati scariche pilota. I flussi di elettroni precipitano sulla Terra in un millesimo di secondo. Nessuno ha mai catturato i fulmini con simili dettagli e tanti fotogrammi al secondo. Questo è un documento storico. Tim Samaras ha fermato il tempo. Ha sezionato un evento che si verifica in un millesimo di secondo in 10 immagini diverse. Ma queste foto straordinarie raccontano solo la metà della storia. Guarda là! È fantastico! Tim Samaras ha raggiunto il suo obiettivo. Ha catturato un fulmine in piena caduta. È la scarica di ritorno che torna indietro. L'abbiamo catturata a metà strada. Questi 3 fotogrammi mostrano il fulmine come lo vediamo normalmente, un lampo bianco e caldo di elettricità. Le immagini delle scariche pilota, con le loro ramificazioni e la potente scarica di ritorno, mostrano il fulmine nel suo aspetto più bello e sinistro. Nella maggior parte dei casi, il fulmine ci fa sapere che sta arrivando. È il segnale che ci deve spingere a cercare riparo, per evitare che 30.000 ampere, milioni di volt, ci attraversino il corpo, sovraccaricando i circuiti interni e cambiando per sempre la nostra vita.